Ciao, sono Gabriele. Oggi prepariamo una variante del classico pollo coq au vin, cotto al vino, ma lo facciamo coq alla birra. Naturalmente usiamo la nostra Tennent's Authentic Export Scotch Ale. Gli ingredienti sono la nostra Tennent's, una coscia di pollo, delle patate, del latte, della noce moscata, della maizena, parmigiano reggiano, burro, scalogni, pepe, olio, sale ed eventualmente dello zucchero, timo e alloro. Ho messo a cuocere le patate in abbondante acqua, leggermente salata, per preparare poi il purè. Quando saranno cotte le pelerò e le schiaccerò per andare a fare la preparazione. Mentre le patate cuociono abbiamo il tempo necessario per fare il pollo. Cominciamo con il pelare i nostri scalogni e tagliarli a fettine. Abbiamo tagliato gli scalogni, andiamo a rosolare la coscia di pollo. Aggiungerò poi gli scalogni, il timo e dell'alloro. Gli scalogni stanno appassendo assieme alla coscia di pollo, ora andiamo ad aggiungere la nostra Scotch Ale. Continuo la cottura a pentola coperta. Ora le patate sono cotte, le pelo, le schiaccio e faccio il purè. Ho schiacciato le patate per fare il purè. A parte ho scaldato del latte con la noce moscata e un pizzico di sale, aggiungeremo una noce di burro del parmigiano e facciamo il nostro purè. Il pollo è cotto, l'ho tirato fuori dalla salsa per fermargli la cottura e tenerlo al punto giusto. La salsa aggiungo dello zucchero per dargli una nota dolce che va a contrastare l'amaro della birra. Passo la salsa a un colino, tengo da parte gli scalogni che aggiungerò alla fine per rendere la salsa più gustosa. Ho legato la salsa con della maizena diluita in un pochino di acqua e ho aggiunto ancora dello zucchero. Vado a impiattare il coq à la bière assieme al purè. Il nostro pollo alla bière è pronto, fatto con la nostra birra Tennent's Authentic Export Scotch Ale.